Ebbene sì, non c'è Chefreuse. Mi domando chi sia il miglior Pyro in questo banner, perché la risposta non è così palese tra Arlecchino e Shanling. Con te non c'è mai stato il dubbio. Inoltre, Clorinde, Sijuin e Seletos annunciati. Ragazzi, è davvero Natale. Arlecchino è davvero golosa. Sappiamo che quasi tutti hanno qualcosa da parte per pullare in questo banner. E tra i rate up di Arlecchino e Linei era praticamente palese comparissero Linette e Fremine come 4 stelle per tutto quel meme sulla famiglia, eccetera. Come terzo 4 stelle, tutti quanti più o meno si aspettavano Chevreuse, anche se effettivamente è uscita da relativamente poco. Non nego che anche io davo quasi per scontata la sua presenza e non vedendola ci sono rimasto un po' male. Ma d'altro canto penso di poter capire per quale banner se la stiano salvando. Oioverse, che mi dici? Io sono Cotoletta e questo è il video per i banner della 4.6 e il drift marketing della 4.7. Arlecchino e Linei in rate up con la famigliola felice di Linette e Framenet più Xialing come 4 stelle in rate up. È sicuramente un banner forte. Come versatilità sappiamo che Arlecchino vince su tutta la linea, ovviamente. Linei molto 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 meno. Partiamo da Xialing, che può essere molto forte per entrambi i 5 stelle, un team già molto consolidato di Linei monopyro e un eventuale Arlecchino monopyro che secondo me potrà funzionare. Mentre per gli altri due, parlando appunto di Linei e Fremine, non c'è così tanta sinergia, ma appunto sono lì per ragioni di lore, per il meme, vedete un po' voi. Linette, la sorellina, è Anemo e con le costellazioni prende un piccolo grouping e diventa anche una battery più che decente grazie al suo C4 e la doppia E. Senza contare il suo taunt con la ultimate che effettivamente potrebbe essere utile per Arlecchino. Fremine, beh, fa del suo meglio. Hashtag forza Fremine nei commenti, ragazzi, dai! Il banner army è praticamente la fiera dell'antiversatilità. Lancia di Arlecchino, buona solo su di lei e come static è un po' meh. L'arco di Linei è buono solo su di lui e decente in Gagno Freeze. Già in Gagno Melt fa un po' di pezzo. E fine, per questo antiversatilità, sono davvero delle armi molto specifiche. Come 4 stelle abbiamo l'arco di Favonius, che è davvero ma davvero buono. Non smetterò mai di dire quanto le Favonius sono forti. Dopodiché la Dragon's Bane è una lancia golosa su più personaggi, utilizzabile anche su Arlecchino Vape. Fa il suo ritorno anche l'aiutante del porto, che su determinati personaggi come Nilo, Cookie e Layla può fare la differenza. E poi due armi che non volete veramente trovare. Overall, dei banner più che decenti, secondo me, e che valgono le vostre primogems. Prima di passare alle favolose chicche sui personaggi della 4.7, vi invito a lasciare un like tattico ed iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto. Perché? Perché Clorinde C6 non si paga da sola. E signori, la mamma Clorinde ed il bottone più eroico di tutti saranno pullabili. Allora, dalle cutscene possiamo dedurre che andrà a utilizzare la spada. Avete presente che può fare clic clic clic, no? Esatto. Anche se quelle due pistole mi ispirano parecchio. Speriamo che Oioverse faccia qualcosa di veramente unico e goloso su di lei. Penso proprio che sarà un 5 stelle. Dopodiché, Sijuin, qui non sappiamo nulla, oltre all'elemento idro. Sappiamo solo che è un'infermiera e quindi me l'aspetto healer, però idro healer, oio, anche basta. A meno che, ovviamente, non porti qualcosa di nuovo nel gioco. 4 o 5 stelle? Non saprei, sinceramente. Il design mi sembra da 5 stelle, ma vorrebbe dire mettere 2 5 stelle in una patch late come la 4.7. Non è un po' strano? E dulcis in fundo, Seletos Kaiba, che da come sappiamo andrà a sfidare il suo faraone a carte. No, aspetta, anime sbagliato. Lui sì che urla 4 stelle da tutti i pori. Ha una vision electro ed utilizza l'arco. L'arco che impugna è quello del Battle Pass che va a potenziare i caricati, che sia un DPS charged electro? Lo scopriremo molto presto. Signori, io ho un hype davvero incredibile. Oioverse sta facendo davvero bene le cose e ne sono contentissimo. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto con un commentino. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out.